Mazzata dal narcotraffico e la piazza di spaccio numero 1 di San Severo, decapitata dai carabinieri una potente organizzazione criminale formata da Tafil Lecini, 43enne albanese, Luigi Da Cesare, 40enne di San Severo, e Giovanni Fattibene, 38enne di San Giovanni Rotondo. Ricercato un quarto uomo. C'è un retroscena noir dietro questa operazione. Lo strano suicidio di Roberto Giuliani, 34enne di San Marco in Lamis, scomparso il 29 dicembre del 2015 e ritrovato impiccato una ventina di giorni più tardi. Attraverso i suoi ultimi giorni di vita si è riuscito a risalire alla banda di spacciatori, visto che Giuliani era dipendente dall'eroina. È proprio da una richiesta del 34enne che si è riusciti a risalire a Fattibene, grazie a numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche con l'ausilio di attività tecniche ed eseguiti con la difficoltà di dover operare nel quartiere San Berardino, principale piazza di spaccio della città di San Severo, punto di riferimento anche per le regioni circostanti. Trovati e sequestrati 15 involucri termosigillati contenenti circa 8 kg di eroina, dai quali, stando alle tabelle ministeriali, sarebbe stato possibile ricavare 15.000 dosi, circa un chilo di cocaina, dai quali sarebbe invece stato possibile ricavare 5.171 dosi, nonché 90 grammi di marijuana pari a 89 dosi. Il valore economico al dettaglio delle sostanze sarebbe stato complessivamente di circa 650.000 euro.